Ciao cari amiche, eccoci qua ritrovati a una nuova puntata dedicata alla creatività. Oggi qui in diretta voglio farvi vedere questo bellissimo progettino che è veramente molto molto semplice. Guardate, allora questo è una lanterna, è un vaso di vetro con questa bellissima silhouette come potete vedere. Vedete che bella che è? Questa qua è in nero con il cartoncino nero, però lo potete realizzare di tutte le tonalità. Adesso la ruoto pian pianino per farvi vedere. Perché ci sono tutte le luci accese qui in studio, quindi non si riescono a vedere perfettamente. Però vedete che le lucine interne, vedete, guardate che belle che sono. Questa carta che ho messo fa queste stelline. Quindi la pellicola che ho utilizzato per coprire il vetro trasforma la luce dei classici LED colorati di luce bianca o lucette colorate, quelle che si usano tipicamente a Natale, però ormai a me piace usarle anche, cioè sempre. All'interno di questa lampada diventano delle piccole, vedete, guardate che belle, delle piccole stelline. Logicamente vederla con la luce spenta è tutt'altra cosa, è molto 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 bello. Poi che cosa ho realizzato? Ho realizzato questa bottiglia, che è una bottiglietta che era normalmente bianca, trasparente. L'ho colorata con i colori da vetro, questo in giallo, quindi ti rimane trasparente, tutta colorata di giallo, dove all'interno ho messo la stessa pellicola che realmente qua mi va a coprire il gambo dell'orchidea, se possiamo far vedere tutta l'immagine eccola qua, della nostra orchidea, e dove ho messo il filo sempre delle lucette LED all'interno della qui adesso poi va nascosto, magari ci si mette un po' di nastro, così via, tutte le varie lucettine che possono essere messe anche all'interno della bottiglia. Quindi cominciamo a vedere come realizzare questa piccola decorazione, che comunque può essere una decorazione per essere proprio una lampada da mettere in un angolo della nostra casa, ma può essere anche un simpatico regalo. Allora, cosa servono? Servono sempre le nostre fustelle, del cartoncino nero. Prendiamo, guardiamo di posizionarlo, ecco qui, e poi andiamo, segniamo e tagliamo per non sprecare. Allora, sapete che chi ha la macchinetta se le può fare, chi non ha la macchinetta me le può richiedere, gliele faccio, gliele taglio molto volentieri, insomma. Allora prendiamo tutte le plance della nostra macchinetta, quindi servono tutte, le inseriamo qui di dietro, inseriamo il nostro cartoncino, vedete questo qua, ho inserito il cartoncino e mettiamo la nostra fustella, ecco qua, vedete proprio a misura, per bene. Le parti delle lamelle devono essere interne e poi sopra di nuovo l'altra lastra di plessiglass, quindi una lavorazione anche molto molto semplice. E andiamo a tagliare la nostra piccola silhouette. Quando sono in profilo sono le silhouette. Allora io ho usato un bellissimo vaso di vetro, potete usare anche del materiale di riciclo come dei vasi, però devono essere lisci. Andiamo a staccare il tutto. Ecco qua, guardate che bella che è. Veramente bellissima. Era un fogliettino di recupero, quindi ci sono dei tratti bianchi, ma rimangono nascosti dietro. Guardate che bella che è questa silhouette. Adesso sbattiamo un attimino questo qua per togliere, o con l'aiuto di uno spillo le andiamo a tirare via. Andiamo a vedere anche una versione più romantica, magari col cartoncino rosa. Andiamo a tagliare le nostre farfalline in questo modo. Quindi anche qui andiamo a inserire più farfalline all'interno del nostro cartoncino. Chiudiamo modello sandwich, così vedete le mie lastre come sono usate, come sono rovinate. Ogni tanto le giro un po' di qua, un po' di là per mantenerle in forma. Devo dire che in 4 anni non me ne è mai rotta una. Però io consiglio sempre di averne
una scorta sempre nuove perché prima o poi, insomma, potrebbero rompersi. Vado a ruotare il tutto e vado a tagliare anche le farfalline. Ecco qui. E vado a recuperarle. Quindi questa qua, ecco qua, questa qua che si è già tolta. Adesso le dobbiamo tirare fuori dal... Ecco, questo qua, ragazze, non buttiamolo, eh? Cioè il cartoncino così ben tagliato, non buttiamolo perché ci può servire. Spostiamo tutto. Quando non ci servono, ok, così abbiamo il tavolo di lavoro bello pulito. Allora, come dicevo prima, è sempre utile avere uno spillo, avere un qualcosa che può aiutarmi a tirare fuori le carte. Logicamente io me le dimentico sempre e quindi devo arrangiarmi un po' con la forbice o con il cutter per cercare di far uscire, vedete proprio che si incastra bene, la carta, quindi bisogna proprio tirarla fuori. Allora, non voglio starmi a tagliare, quindi queste qua le tireremo fuori dopo. Adesso procediamo con i due pezzettini che abbiamo. Allora, come avete visto nell'immagine, ho utilizzato della carta che ho applicato sopra al vetro. Esistono questi due rotoli. Allora, questo qua più grigio serve per fare le stelline. Questo qua più bianco fa tutto degli effetti con i brillantini. Si usano soprattutto, si trovano soprattutto durante il Natale, però per me sono bellissimi da utilizzare sempre perché creano proprio questi vasi molto, molto particolari e molto belli. Allora, adesso prendiamo il vaso e lo vediamo proprio come l'avevo montato. Allora, sollevo un pochino il nastrino e come vedete avevo semplicemente messo all'esterno la mia pellicola, quindi anche molto facile, molto veloce da far fare ai bambini, e all'interno avevo messo le lucette. Allora, in questo caso cosa si fa? Voi prendete il vostro vaso, io prendo questo, tra l'altro questi hanno dei costi veramente molto molto bassi, e vado a misurarlo, quindi questo qua massimo 15 centimetri. 15 centimetri, quindi prendo il mio... Allora, togliamo il nastrino. Io lavoro così, proprio prendo la pellicola e gliela vado a girare completamente. Ok? Usiamo quella con i brillantini. Allora, questa qua, e faccio il segno della mia circonferenza. Quindi faccio un segno con la matita, mi posiziono sulla tavoletta, questa qua verde, e lavoro in questo modo. Allora, questo qua lo teniamo così. Allora, il rotolino misura 1,5 m, quindi controlliamo che sia bello dritto, quindi in questa posizione deve appoggiare, e in questa posizione anche. Mettiamo dei piccoli pesi per tenerlo fermo, usiamo la stecca, una squadra di metallo se l'abbiamo meglio, il nostro cutter e tagliamo dritta dritta la nostra pellicola, così non roviniamo nulla. Questo qua non mi interessa più, lo useremo per qualcos'altro. Avevamo detto che poi aveva un'altezza di 15 centimetri, quindi andiamo a misurare i 15 centimetri, quindi qua misuriamo. Posso anche usare la tavoletta verde, che sono quelle del patchwork. Allora, misuriamo giusto i 15 centimetri, sono qua. Io segno con una matita, vado a posizionare questa parte sempre dritta, mettiamo sempre un qualcosa che me lo tenga fermo. Questa qua è la mia linea dove posso andare a ritagliare. Scivola, ragazze, non vi dico quanto.
Allora, riposizioniamo tutto bello dritto perché è bello che sia tutto drittissimo. Allora, potete aiutarvi anche con del nastro adesivo, sempre quello di carta. Ecco qua, posizioniamo e andiamo a tagliare il nostro rettangolo. Questo lo recuperiamo perché ci può servire per qualcos'altro. A questo punto chiudete sempre, mi raccomando, il cutter. Prendiamo il nostro vaso di vetro. Allora, vedete che proprio avvolge perfettamente. Andiamo a inserire. Adesso proviamo semplicemente con la farfallina, così questo qua è più romantico. Mettiamo all'interno la farfallina e all'interno mettiamo la nostra lucetta. Purtroppo non posso chiedere di spegnere tutte le luci dello studio per farvi vedere l'effetto tutto brillantinoso, però un pochino magari si riesce a vedere. Possiamo provare a fare un'inquadratura sul vasetto, vedete che si riempie tutta di brillantini. Stanno scurendo, grazie, siete fantastici. Ok, adesso andiamo a vedere invece con l'altra pellicola l'effetto come sarebbe. Quindi questo l'avete visto. Poi ragazze, sapete che sulle mie pagine social di Facebook, che è creareinsieme.it, potete vedere tutte le fotografie, tutte le spiegazioni. Allora andiamo a inserire la nostra farfallina. Guardiamo questo, come si vede, con tutti gli effetti delle stelline. Ecco qua, lo giro così. Anche qui, come potete vedere, vedete che adesso ecco, guardate che bellissime stelline. Logicamente al buio risaltano molto di più. E la nostra immagine, eccola qua, grazie. Allora, questa è proprio lo scatto che potete vedere anche sulle mie pagine social. Vedete che bella atmosfera che fa, è veramente molto 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 bella. Allora, poi logicamente la potete andare ad arricchire con il nastrino desiderato e potete utilizzare anche del materiale di recupero, anche dei cartoncini che potete colorare. Allora, care amiche, avete visto che anche questo progetto è facilissimo, è veramente molto grazioso ed effetto. Vi ricordo che potete rivedere tutte le mie puntate sul canale YouTube Laravella Video, seguirmi sulle pagine di creareinsieme.it e i social. C'è Facebook, c'è Instagram, c'è Pinterest, insomma, seguite tutte le cose che faccio e soprattutto potete vedere anche tutto il calendario dei corsi, che ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. Io vi saluto e vi aspetto alla prossima puntata. Ciao, ciao!